Buongiorno, benvenuti, due sole parole di benvenuto appunto da parte mia, qui alla scuola. L'abbiamo detto tante volte in questi ultimi anni, la scuola vuole aprirsi, vuole essere presente nella città, vuole portare il suo contributo anche al di fuori di questi nostri palazzi, e questa è un'iniziativa che sicuramente va in questa direzione. Ringrazio quindi molto il professor Ferrara per il suo lavoro. Il professor Ferrara non solo è un cosmologo, ma in questo momento è un dettaglio, è il delegato all'outreach della scuola. Si usa il termine inglese, che è molto più elegante del termine italiano per qualche motivo, quindi delegato all'outreach, e in questa sede ci parla di un'attività che lui sta coordinando all'interno di un progetto cofinanziato anche a livello ministeriale. È una giornata importante di cui spero si parlerà, perché la scuola presenta tutta una serie di iniziative che sono aperte alla città, aperte in particolare ai giovani e agli allievi delle scuole pisane e non solo. È un programma complesso. Mi fa piacere dire che il nostro sindaco l'ha capito, ha condiviso questa visione, ci ha mandato, anche se non può essere presente per altri impegni, ci ha mandato un messaggio che mi fa piacere leggervi, dopo che si scusa perché appunto non è potuto essere presente. Dice: ci tengo però a trasmettervi il mio saluto non formale. Convinto, come sono, che la diffusione della cultura scientifica presso il pubblico e presso gli studenti delle scuole superiori in particolare rivesta un ruolo strategico nel delineare una strategia di crescita e creare nuove opportunità e occasioni, specialmente per i nostri giovani. Proprio nell'anno in cui la città intera celebra con molteplici iniziative il 450° anniversario della nascita di Galileo, noi intendiamo sottolineare il ruolo della scienza per il futuro dell'Italia e, in questo quadro, il ruolo di Pisa come luogo di crescita ed incontro di culture, che deve essere non solo ricordato, ma mantenuto e ampliato proprio a partire dalle istituzioni scientifiche d'eccellenza. Auguro dunque buon lavoro a tutti voi e il pieno raggiungimento degli obiettivi che con VIS si intendono perseguire. Marco Filippeschi. Lo ringrazio molto e credo che Marco Filippeschi abbia posto l'attenzione su alcuni aspetti veramente cruciali. C'è bisogno di cultura in questo Paese, c'è bisogno di cultura per innovare, per crescere in questo Paese. C'è in particolare bisogno di cultura scientifica in questo Paese, perché in questo Paese la cultura scientifica è vissuta come marginale. È un aspetto caratteristico della nostra cultura, virgolettato quest'ultimo termine, perché per qualche motivo, me l'avete sentito forse dire anche altre volte, mentre un somaro, chi non sa chi è Leopardi, è un somaro, chi non sa se Dante è vissuto nel 200, nel 300, nel 400, a cavallo di qualche secolo di questi, oppure altrove, non è un somaro chi non conosce la radice di 25. Non è un somaro chi pensa che un elettrone sia una pallina gialla e rotante, come spesso avviene. Questo è un problema per questo Paese. Quindi è particolarmente importante uno sforzo come questo per... Sì, è chiaro che sono somari tutti, Non è che sto giustificando nessuno. Quindi è particolarmente importante in questo Paese un lavoro come questo per la diffusione della cultura scientifica, per renderla appetibile, comprensibile, condivisibile e, grande segreto spesso nascosto, divertente, cosa che non è spesso nota della vita degli cosiddetti scienziati. C'è un'altra presenza importante, prima di dare la parola ad Andrea Ferrara, che è quella dell'assessore Chiofalo, che è, e questo secondo me è un segnale importante, è assessore alle, ricordamelo, all'educazione e alla scienza. Quindi il Comune effettivamente ci pensa e ci crede. Marilu, se ci vuoi dire qualcosa, ti ringrazio. Grazie, ringrazio il direttore della Scuola Normale.
ringrazio la Scuola Normale per questa straordinaria opportunità che mette a disposizione della città e non solo della città. Naturalmente mi unisco a quanto ha scritto il sindaco, che mi ha pregato anche di scusare la sua assenza personalmente e di porgervi i suoi saluti. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale non posso che risottolineare alcune affermazioni che ha reso il direttore, il professor Beltram. Chi fa scienza e chi è nelle condizioni di comprendere la scienza e di divertirsi con la scienza acquisisce competenze di vita ancora prima che competenze scientifiche. Perché chi fa scienza in un modo o nell'altro è costretto, tra virgolette, in realtà è una cosa anche abbastanza divertente, come diceva prima Fabio, è costretto a riuscire a tradurre tra linguaggi molto diversi, a trovare rappresentazioni formali diverse di problemi complessi, è costretto ad avere un'onestà intellettuale, perché la scienza si fa mettendo insieme teorie che sono costruite a partire da approssimazioni e da semplificazioni della realtà con esperimenti che hanno degli errori, e quindi bisogna sempre distinguere ciò che è vero, non c'è un vero o un falso, ma c'è ciò che è compatibile secondo queste due questioni. E chi fa scienza inoltre riesce a analizzare i problemi, a guardare alle cose a partire dai fatti e non da pregiudizi, e questa è un'altra competenza di vita che nel nostro paese in particolare sarebbe se ciascuno di noi l'avesse, sarebbe di grande e di straordinaria importanza. Inoltre, appunto, la scienza fa bene non solo a chi la fa, a chi la fa, ma anche a chi può comprenderne i risultati. E anche io voglio ringraziare il professor Ferrara, perché ho avuto modo di conoscerlo in questi mesi. Bisogna, per fare questo tipo di sviluppare questo tipo di iniziative, bisogna avere una grande visione, una grande creatività. Questa è un'altra cosa che di solito non si assegna, si pensa che la scienza sia molto legata a razionalità, sicuramente razionalità sì, ma c'è anche molta creatività. E divulgare la scienza, offrire occasioni per la comprensione della scienza, serve anche per mettere a disposizione delle cittadine e dei cittadini, questo è il punto di vista di un'amministrazione comunale, strumenti per comprendere in maniera trasparente in che modo le risorse pubbliche sono utilizzate dalle istituzioni che fanno ricerca, in che modo le risorse pubbliche sono utilizzate, per quali finalità e con quale vantaggio per le persone comuni, oltre che per lo sviluppo della conoscenza. Ecco quindi che questo tipo di iniziative sono di cruciale importanza per tutta la comunità, e il motivo per cui, come osservava prima il direttore, il sindaco ha deciso di investire molto su questo tema, e siamo certi che in futuro potremo costruire insieme una collaborazioni molto più strette tra Comune e le nostre straordinarie istituzioni scientifiche che animano e che arricchiscono la nostra città, perché ciascuna di esse sta sviluppando importanti iniziative per la divulgazione e per la sensibilizzazione alla cultura scientifica, e insieme come Comune, come probabilmente sapete, stiamo lavorando insieme con l'Università alla realizzazione della Cittadella Galileiana, che sarà un luogo di incontro tra chi fa ricerca, chi fa ricerca pura, chi fa ricerca applicata e chi racconta i risultati della ricerca pura e della ricerca applicata, in una sorta di accelerazione reciproca. E siamo certi che l'auspicio che tutto questo possa andare a vantaggio non solo delle cittadine e dei cittadini pisani, ma anche dei tanti milioni di turisti che arrivano a Pisa, e Pisa da questo punto di vista
Per Pisa, Pisa città della scienza, Pisa città della cultura in generale, dell'arte e della cultura scientifica, per Pisa queste possono essere occasioni anche di sviluppo economico locale di straordinaria importanza. Non in un futuro lontano, sviluppando il capitale umano, che pure è quello che viene fatto con queste iniziative, ma anche nel momento, ora, adesso, qui nella nostra città. Grazie davvero tante. Ringrazio l'assessora, come si dice, Chiofalo, che però è un fisico, quindi sei è facile comprarti, diciamo, ma apprezziamo molto quello che ci ha detto. Quindi lascio la parola al professor Ferrara, non prima di averlo ringraziato ancora una volta per il suo lavoro e avervi chiesto un applauso anche tutti insieme per ringraziarlo. Grazie ancora. Beh, a questo punto mi resta che partire con un doveroso ringraziamento a tutti voi per essere qui presenti e alla scuola che ha supportato questa iniziativa, questa idea fin dall'inizio, quindi è stato molto importante, e non ultimo quindi anche al Comune, grazie alle parole dell'assessora e ovviamente anche a quelle del sindaco. Dunque, io sono Andrea Ferrara e sono il docente di cosmologia qui alla scuola. E sono il responsabile del progetto VIS, che sta per Virtual Immersion in Science, immersioni virtuali nella scienza. Che cos'è? VIS è un programma di outreach. Ora, questa parola, come il direttore ha già ricordato, è una parola inglese che però vogliamo far entrare nel nostro vocabolario, perché è una parola che internazionalmente indica la disseminazione della cultura, ma in particolare in questo caso parliamo di cultura scientifica, quindi disseminazione della cultura scientifica. Questo è un progetto, come abbiamo visto, che è finanziato dalla scuola, ma anche cofinanziato parcamente dal MIUR, e che avrà inizio formalmente il 12 marzo, oggi la conferenza di presentazione, ma la prima attività inizierà esattamente tra una settimana. Poi il dottor Valdes, che è il coordinatore di VIS, sarà in grado di spiegarvi esattamente cosa succederà, cosa prevede VIS e quali saranno le attività. Io vorrei soltanto soffermarmi su quali sono le motivazioni, molto brevemente. Sostanzialmente sono due. La prima motivazione per cui abbiamo pensato a VIS è stata la seguente. La scuola normale è una delle 5 top universities al mondo, quindi delle migliori 5 università al mondo, e le università con cui ci confrontiamo mettono grossa enfasi sulla capacità di diffondere l'attività scientifica che viene svolta al loro interno. Ora, la scuola normale quotidianamente produce ogni giorno ricerca di qualità eccellente, che sta ai livelli di eccellenza mondiali, però a volte questa ricerca e l'entusiasmo che noi scienziati, noi ricercatori, noi dottorandi, vedo qui molti giovani e anche molti allievi, mettono in questa ricerca, rimane un po' chiusa dentro questo castrum, il nostro castello, e non riesce a raggiungere le persone. Quindi non riusciamo non soltanto a trasmettere i contenuti che riusciamo a raggiungere, ma anche l'entusiasmo che noi mettiamo nella ricerca. Questa è una cosa che sentiamo molto, quindi vogliamo essere in grado di entrare in contatto con le persone con la popolazione, le persone interessate, i giovani, in modo tale che questo possa venire amplificato nella maniera migliore possibile. La seconda motivazione è che ci piacerebbe in qualche modo rendere chiaro non soltanto che cosa studiamo, ma anche come lo studiamo. Quindi vogliamo fare non soltanto divulgazione scientifica, ma divulgazione della ricerca. Come vi ho detto, io sono un cosmologo e spesso quando parlo con conoscenti, amici, mi viene chiesto: ma tu cosa studi? Io dico: studio l'universo nel suo insieme, studio come si formano le galassie, i buchi neri. Ah sì, questo lo capisco. La domanda successiva è: però quando vai il mattino in ufficio cosa fai? E questo non è assolutamente chiaro. Mi rendo conto che c'è una difficoltà enorme nel capire che cosa sia la ricerca intrinsecamente, al di là poi di quello che studiamo nel dettaglio, che è chiaramente diverso nelle varie aree di cui ci occupiamo. Ora, queste sono le due motivazioni per cui abbiamo intrapreso VIS e
a chi è rivolto? Visto è rivolto primariamente agli studenti delle scuole superiori e ai loro insegnanti, perché anche questo pensiamo sia molto importante che gli insegnanti ci seguano e ci aiutino in questo percorso, perché noi siamo un'istituzione universitaria, ma vogliamo rivolgerci anche ad altre istituzioni di formazione come le scuole superiori, con le quali abbiamo meno confidenza, quindi abbiamo bisogno dell'aiuto e del supporto degli insegnanti. D'altra parte è anche vero che vogliamo coinvolgere persone interessate alla scienza, come diceva il direttore, è importante avere creare una coscienza dell'importanza della ricerca scientifica tra le persone, e quindi sapere la radice 25 diventi equalmente importante a sapere cosa ha scritto Dante. Queste sono le motivazioni che ci spingono. Devo dire che io non sarei qui a parlarvi oggi, nessuno di noi sarebbe qui se non ci fosse un supporto enorme da parte della scuola nel suo insieme, che ora vorrei anche farvi partecipi del grandissimo aiuto che noi che abbiamo provato a organizzare a VIS abbiamo ricevuto dalla scuola. Prima di tutto abbiamo il coinvolgimento di una grossa parte della componente dei nostri docenti, infatti abbiamo cinque aree. VIS si occuperà di divulgazione scientifica in cinque aree, che sono ovviamente la cosmologia, e questo purtroppo perché io sono qui, ma poi abbiamo anche le bioscienze, che è coordinata dal dottor Ratto, la fisica delle particelle, che è coordinata dal professor Rolandi, la chimica, coordinata da qui presente professor Barone, l'archeologia, che è coordinata dal professor Ampolo. Quindi sono cinque docenti che coordinano e garantiscono la rigorosità scientifica della divulgazione in queste cinque aree, e tutte queste cinque aree sono coordinate dal dottor Valdes, che è il coordinatore operativo di VIS. Ci dispiace che vorremmo forse allargare la nostra divulgazione anche ad altre aree della scuola. La scuola è molto attiva anche non soltanto ad esempio nella matematica, che ancora non è rappresentata perché forse è un po' più difficile delle altre materie da divulgare, ma ci stiamo lavorando, e poi anche a tutta la parte delle scienze umanistiche e sociali, che riveste un'importanza molto grande alla scuola. Vorremmo nel futuro idealmente allargare anche le aree di cui ci occupiamo anche a queste, tenendo presente che anche in quelle aree la ricerca è molto importante. Quindi in questo programma di allargato noi speriamo di riuscire a raggiungere annualmente circa 2.000 persone fisicamente, che saranno qui alla scuola, parleranno con gli scienziati, interagiranno con noi, avranno a disposizione visite, conferenze, visite alla biblioteca e quant'altro, che poi verrà descritto nel dettaglio. Ma oltre ai docenti e quindi alla parte scientifica, c'è un coinvolgimento molto forte anche di vari altri centri e strutture della scuola. E tra questi mi piace menzionare ovviamente la biblioteca, per il quale che sta dando un contributo enorme a VIS, e quindi ringrazio il presidente Ciocciola, il bibliotecario generale il dottor Martellini e la dottoressa Andrei. L'ufficio relazioni esterne, che ci ha aiutato moltissimo insieme a tutto l'ufficio della grafica, e ovviamente uno dei pezzi forti è il Dreams Lab, coordinato e diretto dal professor Barone, che parlerà dopo di me, quindi vi spiegherà su cosa è basato e come intendiamo fare la divulgazione usando delle tecnologie multimediali e digitali all'avanguardia. Ma infine abbiamo coinvolto anche non soltanto i nostri dottorandi, ci saranno due dottorandi associati a ogni area che ci aiutano a preparare i contenuti scientifici, a verificarne la loro correttezza e rigorosità. Ed infine anche gli allievi a loro volta ci stanno aiutando con la logistica e vari altri servizi che sono veramente importanti. Quindi c'è un coinvolgimento molto grande
della scuola, quindi in VIS sono coinvolte più di 30 persone. Abbiamo un sito del progetto che potete consultare, che poi vi verrà illustrato, che comunque da oggi è operativo, con cui ci si può rimanere aggiornati, si possono prenotare le varie visite e partecipare alle varie attività. Ci saranno anche all'interno del sito delle pillole di scienze e varie altre cose che poi vi verranno illustrate. Concludo dicendo che questo è un progetto che attualmente è finanziato per 18 mesi. Noi ovviamente abbiamo una spinta molto forte alla crescita e a metterlo su una base sempre più solida, però è chiaro che sarà il vostro apprezzamento e i vostri consigli che saranno il vero nutrimento per questo seme che oggi stiamo piantando. Vi ringrazio. Con questo ora lascerei la parola al professor Barone, che vi racconterà un po' del Dreams Lab e del CAVE, questa macchina che useremo per le visite di divulgazione scientifica. Buongiorno a tutti, io sono il professore di chimica della Scuola Normale. Per oggi non vi parlerò in particolare di quello che faccio come scienziato in chimica, ma di un'attività che è stata inaugurata circa un anno e mezzo fa, che si chiama Dreams Lab, come vedete, su cui non spenderò molte parole o qualche immagine da farvi vedere, e soprattutto poi vi invito a visitarlo, perché tradurre in immagini bidimensionali e con delle chiacchiere di accompagnamento una cosa che è pensata per dare un'immagine tridimensionale immediata e un rapporto diretto tra la persona e gli oggetti che sta analizzando fa perdere molto dell'interesse e dell'importanza. Quindi diciamo, vi invito anche alla fine di questa presentazione a visitare il laboratorio, che è sostanzialmente abbastanza sempre aperto e che nel contesto di VIS dovrebbe essere quello che permette di avere, come dicevo prima, un rapporto diretto con l'immagine e con il confronto con quella che viene chiamata oggi realtà virtuale. L'idea è che vi siano delle presentazioni di varie attività di ricerca, di divulgazione, e poi queste vengano illustrate in una maniera di realtà immersiva. Dico solo due parole per dire qual è poi la filosofia che sta dietro questo tipo di approccio, che è abbastanza lontano da quello che è il mio campo di ricerca tradizionale. L'idea di fondo è quella di eliminare frontiere. Questa è forse la parola chiave che sta dietro questa attività di ricerca, che significa frontiere dello spazio e del tempo, perché vi permette di interagire con oggetti che non sono sulla scala della percezione umana, e quindi di interagirci in maniera naturale. Vi farò vedere una brevissima video che rappresenta una proteina e un'interazione tra una persona che interagisce con questa molecola. Ce ne sono altre in altri campi, ovviamente ho scelto quella che era più vicina al mio campo. Frontiere di tempo, perché uno riesce a vedere fenomeni molto lenti oppure molto veloci sulla scala dei tempi delle persone, e frontiere di linguaggio. Frontiere di linguaggio è un'altra a cui io tengo molto, perché è anche scritto sulla diapositiva, l'idea è di evitare le frontiere che ci sono ancora oggi tra l'arte e le scienze. Io riprendo il discorso che è stato fatto prima sia dal direttore che da Andrea Ferrara, per dire che quello che noi vorremmo o che ci piacerebbe è che l'ignoranza delle persone fosse combattuta su una visione che è più ampia di quella della distinzione tra scienze dure e scienze umane, ma su un panorama culturale che le abbracci tutte e due, che permetta di arricchire l'una con l'altra. Poi uno si specializza ovviamente in una delle due, ma io ritengo che una formazione e la formazione di una persona richieda conoscenze e visione in entrambi i campi. Mi fermo perché è un discorso molto lungo, ma diciamo questo è uno degli scopi fondamentali del lavoro, che è molto concentrato anche sui beni culturali.
L'altra cosa a cui io tengo abbastanza e su cui anche non insisterò è la connessione tra la tecnologia e il contesto storico, o se volete tra la scienza e la bellezza. Questo è già stato evocato, la location del laboratorio lo evoca senza nessun altro commento, è all'ultimo piano del Palazzo della Carovana, con vista su Piazza dei Miracoli e la Torre di Pisa. Grazie alla scuola anche i lavori all'interno sono stati condotti con una molta attenzione all'estetica. Se voi lo vedrete, è un posto che è bello da visitare, diciamo, al di là di quello che poi c'è dentro. Le tre componenti che lo caratterizzano sono abbastanza ovvie. Quella su cui ci concentriamo oggi è quella della visualizzazione, però ovviamente dietro c'è ricerca e scienza, e c'è anche molto high performance computing, cioè ci sono nascosti dietro che non vedrete volutamente, ma una fortissima quantità e potenza di calcolo che è necessaria per trasformare dati in immagini. Questa è l'altra parola chiave, passare da numeri, tabelle di numeri oppure testo a immagine, non perché l'immagine possa sostituirlo completamente, ma perché evidentemente la quantità di informazione che è contenuta in un'immagine è maggiore, e perché l'interazione tra immagine, testo e, se volete, equazioni, visto che parliamo anche di scienze, permette ancora una volta di arricchire il contenuto dell'una col contenuto dell'altra, l'immediatezza da una parte e il rigore dall'altra, se me lo fate passare. Le due cose, secondo me, devono essere integrate sempre di più. Questo è il laboratorio, giusto per farvi vedere che, come dicevo prima, c'è stato un occhio significativo anche all'estetica, che è una cosa non normale in laboratori scientifici, ma questa è una delle cose che a me piacciono molto della scuola normale. Io sono l'ultimo arrivato alla scuola, ci sono da soli 5 anni, vengo dall'Università di Napoli. La possibilità di integrare aspetti, l'attenzione al bello e alla cura, assieme all'attenzione al rigore scientifico e all'eccellenza, sono una caratteristica, forse quella che mi ha più affascinato di questo posto da quando ci sono, e devo dire che continua a essere molto così. Faccio vedere 2 o 3 strumenti molto velocemente per passare dal reale al virtuale. Abbiamo una serie di strumenti di riconoscimento di movimento, immagine, eccetera. Questo è il piatto forte, che è il cave, che è una stanza, vengono effettuate cose di realtà virtuale, in cui la persona viene immersa, si muove, interagisce. Vi farò vedere un filmato fra un attimo. Alcune altre cose che ci sono display olografici e stampanti 3D, perché un'altra delle parole chiave che noi utilizziamo nel laboratorio è il passaggio dal reale al virtuale e viceversa. Con scanner o quant'altro viene immagazzinato in un computer, viene virtualizzato un oggetto reale. Una volta immagazzinato ci possiamo lavorare sopra, per esempio se pensate a un'opera di restauro possiamo fare operazioni di restauro virtuale, provare vari colori eccetera, vedrete alcune di queste cose, dopodiché possiamo ricreare il reale, perché tramite stampanti 3D ricreiamo un oggetto reale. E quindi questi percorsi avanti e indietro tra il reale e il virtuale sono un po' la caratteristica di questo giocattolo. Questa è la chimica, diciamo, mi sono ricordato alla fine che di mestiere poi faccio il chimico, cioè noi queste cose non vorrei che uno avesse l'impressione che servono soltanto come immagini o solo per la divulgazione scientifica. Noi ci facciamo ricerca con questi oggetti, poi eventualmente nei vari campi, appunto la cosmologia, la fisica eccetera, uno avrà occasione di cogliere anche gli aspetti che permettono di fare ricerca su questo. È giusto per darvi un'idea, spero che parta, perché non sono sicuro, no, vedi un po' se lo riesci a far partire. E uno dei video realizzati nel Cave 3D è quello in particolare che riguarda la chimica, ce ne sono già 4 o 5 realizzabili. Questo è una persona dentro al Cave 3D che, come vedete, può esplorare una proteina. Ci tengo a segnalare che questo non è un filmato che voi vedete, questo è un oggetto che reagisce all'interazione con la persona, nel senso che voi vi muovete, lo spostate, lo ingrandite e quant'altro, non è precostituito per cui non avete nessuna interazione. L'idea
è un'interazione in tempo reale e sullo spazio caratteristico delle persone con oggetti che altrimenti non sarebbero raggiungibili. Dico solo una cosa ancora su questo e poi mi taccio. La speranza che abbiamo è di riuscire ad andare a un'interazione con tutti e cinque i sensi. Oggi abbiamo la vista, che diciamo in qualche modo vi ho fatto vedere, e l'udito, che se andate su potrete cogliere, perché abbiamo un impianto stereo altissima risoluzione che, oltre a essere ad altissima risoluzione, è capace di simulare materiali, distanze, eccetera, e quindi accompagna la vista in termini di interazione reale. Speriamo di aggiungerci il tatto, che è una cosa un po' più complicata, tramite guanti aptici e quant'altro. Stiamo cominciando a lavorarci, ma non siamo capaci solo noi, perché ci vuole una forte interazione con ingegneri e quant'altro. Stiamo cominciando a fare qualcosa, ma è la speranza successiva. Questo è giusto per farvi vedere una serie di altre applicazioni. In alto a destra c'è una simulazione dell'esperimento CMS, che è quello fatto, realizzato dai nostri colleghi di fisica delle alte energie, qualcosa di medicina sul corpo umano e quant'altro. Sono tutte cose che potrete vedere, e l'ultima sono i contatti delle persone, perché a parte me questo è stato possibile soprattutto grazie all'entusiasmo di una serie di persone molto giovani della scuola. Sono tutti dottorandi assegnisti estremamente giovani e ricchi di entusiasmo, e questo, permettetemi di dirlo, è l'altra ricchezza incredibile di questa istituzione, perché al di là del livello eccezionale degli studenti è anche il loro entusiasmo che ci permette di fare queste cose. Grazie. Bene, grazie, ringrazio il professor Barone per questa eccitante presentazione, e invito di nuovo tutti voi alla fine di questa presentazione anche a visitare il laboratorio. E ora lascerei la parola al nostro coordinatore, il dottor Marco Valdes, che vi spiegherà un po' in che cosa consiste in pratica VIS. Buongiorno. Allora, io spiegherò brevemente, in un breve intervento, quali sono le attività principali del progetto VIS. Questa prima schermata, diciamo di sfondo, non è casuale, ma mostra proprio immagini relative alle cinque aree che partecipano al progetto VIS, che sono coordinate, come ha già detto il professor Ferrara, da il professor Barone per quanto riguarda la chimica, il professor Ampolo con il coinvolgimento anche del Dipartimento di Archeologia dell'Università di Pisa, quindi il gruppo della professoressa Parra, e poi il dottor Ratto del NEST, il professor Ferrara stesso di Cosmologia e il professor Rolandi di Fisica delle Particelle. Le attività principali che diciamo avranno inizio la settimana prossima, il 12 marzo, come appunto accennato il professor Ferrara, con la conferenza inaugurale del professor Rolandi su fisica delle particelle, sono principalmente tre. La prima è una serie di conferenze pubbliche. Sono pubbliche nel senso che sono conferenze a ingresso libero, quindi sono aperte a chiunque voglia partecipare, e sono tenute da scienziati italiani di livello eccellente, di fama internazionale, che spiegheranno in linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a tutti, una loro scoperta. La serie di conferenze si intitola La scoperta che mi ha cambiato la vita, e questo sta a indicare che non solo durante la conferenza verrà spiegata una scoperta scientifica, ma verrà anche messo un risalto notevole proprio sull'esperienza del ricercatore, e quindi in che cosa consiste fare ricerca, quali sono le difficoltà che si incontrano e le gratifiche che si hanno. Dopo ogni conferenza pubblica, che diciamo il calendario prevede che siano ogni secondo mercoledì del mese alle ore 18 in sala Stemmi oppure in sala Azzurra, al termine di ognuna di queste conferenze pubbliche, che durerà all'incirca 40 minuti, ci sarà un tempo per l'interazione con lo speaker, e poi ci sarà una mostra guidata a tema
nella sede della biblioteca della scuola normale, nel Palazzo del Capitano, e quindi si potrà, diciamo, il pubblico potrà vedere dei testi molto importanti sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista storico, in una cornice splendida che è questa sala all'interno del Palazzo del Capitano, e quindi potrà anche vedere luoghi che sono solitamente inaccessibili al pubblico. La seconda attività principale del progetto VIS sono per l'appunto le visite nel Dreams Lab nel Cave 3D. Come ha già detto il professor Barone, il Cave appunto è questo mezzo potentissimo per la visualizzazione tridimensionale, è qualcosa che veramente finché uno non lo prova non può immaginare che cosa consista, perché è veramente un'esperienza nuova. E le visite al Cave sono settimanali, e sono aperte sia a classi di istituti superiori di Pisa, provincia, regione, insomma sono aperte, che a pubblico generale in orari diversi, alle 10 di mattina per le classi degli istituti superiori e alle 16 per il pubblico generale. Contrariamente alle conferenze pubbliche, che sono a ingresso libero, quindi non c'è bisogno di prenotarsi, le visite al Cave 3D sono ovviamente, insomma, è necessaria la prenotazione, e questa si può fare al sito web vis.sns.it, non c'è il www. poi dopo vi mostrerò il sito, insomma, un attimo. La terza attività è proprio la comunicazione, l'outreach, per questo ci avvaliamo sia appunto di collaborazioni interne alla scuola normale come quella con la biblioteca, che collaborazioni esterne che stiamo cercando e avviando. E poi è cruciale, importantissima, la pagina web di VIS, che è già funzionante, si può già visitare, e ha già avuto molti visitatori, siamo già oltre 700 visitatori. Poi anche l'aspetto social, per quanto riguarda appunto Facebook, Twitter e YouTube, verrà sviluppato nei mesi a seguire. C'è già un canale dedicato a YouTube, mentre Facebook e Twitter sono legati ai canali principali alla scuola. Le conferenze pubbliche sono già state fissate le prime 5, essendo 5 le aree andiamo a serie di 5, e c'è già un calendario completo fino a settembre di quest'anno. Si comincerà il 12 marzo, quindi tra una settimana, con la conferenza del professor Rolandi, che è una figura di spicco della ricerca nella fisica delle particelle e che è stato coinvolto, diciamo, direttamente nella scoperta del bosone di Higgs. La seconda conferenza sarà quella di cosmologia del 9 aprile, in cui il professor Fontana spiegherà la sua ricerca sulle galassie più lontane che si possono osservare oggi. E come probabilmente sapete, osservare lontano significa anche osservare indietro nel tempo e quindi studiare l'universo alle origini. Quindi naturalmente un argomento molto affascinante. Il 14 maggio ci sarà la conferenza di chimica del professor Gaetano Guerra, che parlerà di polimeri, giusto? Parlerà di polimeri, quindi un argomento che ha anche applicazioni molto immediate nella vita di tutti i giorni, insomma ricerca che veramente ha forti applicazioni anche nell'industria. L'11 giugno ci sarà la conferenza di bioscienze del dottor Ratto del CNR che lavora al NEST, in cui l'argomento sarà cervello, reti neurali, neuroni, quindi un argomento molto, molto caldo, molto attuale e su cui c'è ancora molto da scoprire. L'ultima, poi ci sarà la pausa estiva, e la conferenza di settembre, sarà il terzo mercoledì del mese, non il secondo, per permettere che ricomincino le varie attività accademiche, e sarà quella di archeologia, ha già accettato di parlare il professor Mattie, che è uno degli archeologi più importanti in Italia ed è lo scopritore di Ebla, questa antica civiltà medio orientale, quindi una delle scoperte più importanti degli ultimi decenni. Quindi, come potete vedere, sono tutti argomenti molto affascinanti in cui
gli speaker hanno accolto con entusiasmo questo formato che vede, diciamo, considerate sia la scienza che l'esperienza della ricerca. La seconda attività sono appunto le visite al Cave 3D. Il professor Barone ha già spiegato molto bene, ha mostrato il video, quindi avete un'idea, però se volete averla più completa potete visitare il Cave dopo questa conferenza. Quello appunto che vi avevo già accennato sono gli orari, le visite si tengono il giovedì. Da adesso fino a giugno sono previste 11 visite al Cave tutti i giovedì, 7 dedicate a classi di istituti superiori, di cui 6 sono già prenotate, quindi c'è stato un fortissimo interesse, e ne rimane una, quindi se ci saranno poi, esatto, questo è il primo ciclo, poi si ricomincerà a ottobre. Le visite, il Cave appunto, come ha già spiegato il professor Barone, si trova a, diciamo, al quarto piano della scuola normale, e le visite però inizieranno al primo piano nell'aula Mancini. Questo perché? Perché prima della visita ci sarà un seminario introduttivo che verrà dato dai perfezionandi, cioè, sia i dottorandi dell'area specifica di cui appunto, che sarà l'argomento della visita. Questo seminario introduttivo durerà circa 30 minuti e ci sarà una breve introduzione sulla scuola normale, quindi diciamo qualche slide comune alle 5 presentazioni delle 5 aree, e poi verrà affrontato più nel dettaglio, verrà introdotta la materia, che sia cosmologia, chimica, fisica delle particelle, e poi verrà spiegato l'argomento specifico, ovvero sia che cosa si andrà poi a visualizzare nel Cave. Questo perché? Perché appunto una cosa molto importante da dire è che, oltre a essere un'esperienza sensoriale molto particolare quella di stare nel Cave, quello che i visitatori vedranno non sono solo belle immagini o belli oggetti 3D, ma sono diciamo, il risultato di ricerca d'avanguardia in queste 5 aree appunto, che partecipano inizialmente al progetto VIS. Le visite al Cave dureranno all'incirca tre quarti d'ora, si prevede di avere tra i 15 e le 25 persone per ognuna di queste visite, considerando che una classe di un istituto superiore ha all'incirca questi numeri, e anche le visite per il pubblico generale arriveremo appunto a una ventina di persone al massimo. Ognuno dei visitatori potrà fare l'esperienza 3D e poi potrà interagire appunto con i dottorandi, i ricercatori, fare domande, ci sarà un question time. I temi scelti per le 5 aree sono già pronte, diciamo, le applicazioni, gli oggetti che verranno visualizzati nel Cave. Per quanto riguarda fisica delle particelle, si tratta del rilevatore CMS, che è quello che ha contribuito alla scoperta del bosone di Higgs e l'evento proprio della collisione tra i fasci di particelle. È un'applicazione bellissima in cui uno vede prima il rilevatore, poi avvicinandosi entra all'interno e vede proprio l'evento, i fasci di particelle. Per quanto riguarda cosmologia, è già stata fatta un modello molto bello della formazione di un buco nero primordiale, quindi anche questa non è una cosa che si vede tutti i giorni, un buco nero con cui poter interagire. L'importante è non avvicinarsi troppo. Bioscienze, invece, l'argomento saranno reti neurali, ci stanno lavorando il dottor Ratto e i due perfezionanti stanno lavorando tuttora al modello e appunto si potrà vedere da vicino neuroni, il cervello, quindi anche questo molto di grande interesse. Per quanto riguarda archeologia, verrà visualizzata una ricostruzione tridimensionale dell'agorà di Segesta. Questo è molto, molto impressionante, perché uno realmente può camminare all'interno dei corridoi di questo grosso portico che diciamo, stava ai margini della Stoa, della città di Segesta, nella Sicilia ellenistica. È sempre divertente vedere come le persone cercano di schivare le colonne come se fossero realmente lì. E tra l'altro questa è una ricostruzione 3D molto,
diciamo solida dal punto di vista scientifico, perché contrariamente a quanto si fa spesso in archeologia, che sono ricostruzioni più che altro di fantasia, questa è una ricostruzione realmente scientifica in cui gli elementi architettonici dello scavo venivano modellizzati tridimensionalmente per ricostruire la stoa come realmente doveva apparire. Per quanto riguarda invece chimica, come ha già mostrato il professor Barone, verranno visualizzate queste molecole complesse, proteine, nelle quali uno può realmente entrare ed è molto, molto impressionante. E mostro brevemente, dopo questo effetto speciale, mostro brevemente il sito web di VIS, così per dare un'idea di come funziona, per diciamo, favorire la partecipazione di tutti voi che avete accolto l'invito. Questa è l'home page, ci sono questa finestra diciamo, interattiva in cui ci sono le notizie che vogliamo mettere in rilievo, c'è una breve descrizione del progetto VIS, qui c'è una lista degli eventi prossimi e poi degli articoli, insomma i post più recenti. Per esempio qui c'è il post della dottoressa Andrei sulla collaborazione della biblioteca con il progetto VIS. Ogni area che partecipa a VIS ha una pagina dedicata, possiamo vedere per esempio quella di fisica delle particelle, in cui c'è una descrizione del che cos'è la fisica delle particelle, che tipo di ricerca si svolge alla normale in fisica delle particelle, e ci sono anche dei filmati, qui per esempio c'è un'intervista al professor Rolandi e un filmato di ciò che si vede nell'applicazione del CAVE. Poi c'è una sezione di notizie che sono sia riguardanti proprio il progetto VIS, come per esempio questa conferenza di presentazione a cui state assistendo, e notizie scientifiche, per esempio i buchi neri non sono neri, una notizia che probabilmente tutti avrete sentito e che viene spiegata diciamo, un po' più in dettaglio. Poi c'è una pagina delle conferenze pubbliche, che sono quelle che vi ho già mostrato, le 5 che sono già state fissate e stiamo lavorando al calendario della seconda serie di conferenze. Poi c'è la parte dedicata al CAVE, in cui si può anche andare a vedere il calendario degli eventi. Quindi questo è il calendario degli eventi, le visite in verde sono ancora libere, quindi ci si può ancora prenotare, quelle in rosso sono già state prenotate, per esempio quella del 3 aprile, è stata prenotata al liceo classico Galilei di Pisa. E quindi naturalmente si può andare a vedere i diversi mesi, scegliere la visita a cui si vuole partecipare o la conferenza e nel caso della visita ci si può registrare nella pagina dedicata, ci sono le istruzioni sia per gli istituti superiori che per i privati e il form di registrazione è molto semplice, ci arriva l'email e confermiamo subito la partecipazione. Nella pagina press c'è una, diciamo, un'introduzione un po' più ampia di VIS per chi volesse saperne di più e c'è anche il contatto email. Infine mostro la pagina People, che è quella di tutte le persone che in questi mesi iniziali hanno collaborato al progetto VIS, veramente hanno dato tutti un grande contributo. In tutto sono, le ho contate giusto ieri, sono 35 persone, quindi sono veramente tante le persone all'interno della scuola che collaborano a questo progetto e ringraziamo tutti. Direi che è tutto, vi ringrazio e se avete domande siamo qui. Bene, allora, grazie al dottor Valdés. Se ci sono delle domande anche concrete, pratiche o curiosità che avete relative all'organizzazione di VIS, potete farle a chiunque dei coordinatori o delle persone presenti. Altrimenti vi invito di nuovo a
prima di tutto a aggiornarvi costantemente sul sito, interagire con noi, mandarci i vostri consigli e opinioni. Siete ora liberi di visitare il Cave, ma c'è anche un piccolo cocktail di augurio che si terrà nella sala di fronte, a cui siete tutti invitati, e poi potete proseguire la visita al Cave, che è all'ultimo piano di questo palazzo. Io vi ringrazio ancora, cercate di sostenerci e di farci pubblicità, e soprattutto di interagire con noi con consigli o qualsiasi cosa pensate possa essere utile al successo dell'iniziativa. Vi ringrazio ancora della vostra presenza.